Si è svolta mercoledì 15 febbraio 2017 presso la sala capitolare del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo la presentazione della pubblicazione Carmina Laudis, risposta nel tempo all'Eterno, la liturgia delle ore tra storia, teologia e celebrazione. È una gioia poter presentare oggi gli atti del congresso che abbiamo avuto nel 2015, Cantica Laudis, intorno alla celebrazione della liturgia delle ore. È un progetto complesso che raduna le forze degli studiosi del Pontificio Istituto Liturgico, pubblicato per Aragne, un strumento di lavoro, di riflessione, di ricerca che guarda la tradizione, le fonti e soprattutto lo sviluppo futuro di questa ricchezza della preghiera della Chiesa. Quindi alla fine si è scelto, viste le diverse richieste, di aprire proprio una collana che si chiama appunto Ecclesia Orans Ricerche, che è quasi una estensione della rivista stessa, in quanto accoglie delle opere scientifiche di illustri docenti e ricercatori in ambito teologico liturgico e quindi in ambito scientifico. Quindi la collana che pubblichiamo con l'editrice Aracne, il primo volume in particolare, lo apriamo con la raccolta degli atti del 10° Congresso Internazionale di Liturgia che abbiamo celebrato dal 6 all'8 maggio 2015 qui proprio nel nostro Ateneo Sant'Anselmo. Il nostro Ateneo Sant'Anselmo, in particolare il Pontificio Istituto Liturgico, dal 1984 pubblica una rivista che si chiama Ecclesia Orans Ricerche, che è praticamente il luogo, tra virgolette, dove i nostri professori, ma anche docenti dall'esterno, soprattutto dall'area americana, tedesca, spagnola, francese, pubblicano le loro produzioni scientifiche in materia liturgica. Liturgia è tempo, momento nel quale l'Eterno entra nella nostra esistenza. Direi che queste sono le chiavi di interpretazione della seduta che abbiamo oggi, un incontro fra i professori e fra i ricercatori che cercano di mettere a disposizione della comunità accademica tutta la ricchezza della liturgia delle ore. È il momento nel quale la Chiesa si sente ritmata dall'Eterno nella quotidianità. Direi che questo congresso ha preso in considerazione tutti i possibili aspetti della liturgia delle ore, dal mistero di Dio in se stesso, alla sacramentalità del momento di preghiera, fino alla pastorale, come può e deve diventare la liturgia delle ore, momento d'incontro della Chiesa nel mistero di Dio.